Noi siamo onorati appunto di ricevere questo riconoscimento, questo premio che ci viene conferito per quello che l'isola ormai fa da quasi 30 anni, benché insomma continua ad essere chiamata emergenza e migrazione, noi ormai ci conviviamo con quello che è diventato un problema quasi epocale, non ci siamo mai tirati indietro ai numerosi e ripetuti gesti di accoglienza che continuiamo a fare. Purtroppo o per fortuna l'isola si trova al centro del Mediterraneo e fino a quando ci sarà e c'è gente che ci chiede aiuto, gente che sta per affondare in mare, non possiamo fare altro che salvare vite umane. Per la prima volta dalla sua istituzione, per l'edizione 2023, il premio San Michele d'Oro è stato assegnato ad un'istituzione. Si tratta del comune di Lampedusa e Linosa. Come esempio di cooperazione, in un'isola che è sicuramente una piacevolissima scoperta per chi ancora non l'ha mai visitata, e che non può essere la sola Lampedusa che da sola gestisce il fenomeno migratorio. È l'isola della cooperazione, è l'isola della solidarietà, è un'isola che da oggi è anche amica di Castiglione Fiorentino. A Castiglione Fiorentino è stato poi lo stesso primo cittadino di Lampedusa e Linosa a dar voce alla complessa e delicata situazione che l'isola si sta trovando ad affrontare. Per adesso c'è una situazione di calma apparente, dopo insomma i momenti tragici che abbiamo vissuto per metà fine settembre con l'arrivo di migliaia e migliaia di persone. Pensate che nell'arco di 36 ore sono arrivate più di 7.000 persone a fronte di una popolazione residente di poco più di 6.000. Dico, adesso siamo ritornati ai numeri insomma precedenti, con una situazione di calma, però è qualcosa che deve essere affrontato e che non può essere più affrontato dall'Italia, ma serve un intervento europeo se non addirittura a livello mondiale. Noi siamo una piccola isola di 20 km quadrati ed è impensabile che questa marea di gente umana che parte dall'Africa possa essere fatta passare tutta da Lampedusa o possa sostare a Lampedusa, per cui quello che serve a Lampedusa è una nave sempre pronta e rada che faccia i trasferimenti in maniera continuativa e veloce. Poi ci devono essere delle norme a livello europeo che consentono appunto che ci sia una coesione tra gli stati o quantomeno di quelli che sono gli stati che si affacciano sul Mediterraneo, perché tutti devono collaborare a salvare queste persone, ad accogliere e poi appunto a smistarli in Europa.